Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video. Finalmente ci siamo riusciti a prendere questi cacchio dei cofanetti. Piano piano li porteremo tutti. Proprio ora che non ce li mandano più. Proprio ora che hanno deciso di non produrli più in Europa, a quanto si dice. Nel frattempo della registrazione e pubblicazione, non so se decideranno di cambiare idea, che spero ovviamente di sì. Quanto è bellino? Cioè, è piccolissimo, è troppo bellino. Compatto con 8 deck, cioè fantastico, una cosa veramente bellissima. Le bestie sacre qua, bello bello bello. Prima di iniziare, come sempre, ragazzi, mi invito a iscrivervi al canale prima che siate sempre aggiornati. Ricordo il link Fantasy Store in descrizione per ordinare ovviamente le carte di Speed Duel e tutte le altre carte, anche questo set ovviamente, passando tramite il link affiliato date una mano al canale. Questa volta non ho fatto danni e io ovviamente, ragazzi, vi ringrazio. Lo so, ragazzi, dite sempre questo dice sempre grazie, te lo credo, che cazzo, che faccio, non ringrazio, scusate, eccoci. Mamma, che bell'odore che c'hanno, è un peccatissimo che se ne vada, veramente. È un grande peccato. Allora abbiamo Udia, Drago del Signore delle Fiamme Ardenti. Sono simpatico come un cazzotto nella trachea. Mambro. Sono molto belle, raga. Sono fatti veramente bene. E che ve ne dovete andare? Amon. Sembra un po' quello CG. Raviel, Super Poli, Super Poli, Super Poli. Mamma mia, spadaccina mazzone, che brutto. Macro Cosmo, che bello. Macro Cosmo ci piace. Bello, troviamo a livello 10. Rennebbia, Super Poli, Super Poli. No. Maestro leggendario, me lo ricordavo, eh. Però sai, tra le super poli che ci sono e questi, ti devo dire, mi sento un po'. Allora abbiamo Genesi, ora malvagio. No, raga, come fate a non mettere più sti mazzi qui? Ciccio, Caio. Allora apriamo subito. In realtà vorrei aprire un attimino. Vabbè, andiamo in ordine, va. Genesi vampira. Bello, bello, bello. Mi piace, mi piace, mi piace. Scusate, devo farlo. L'odore dei gatti Speed 2 era incredibile. Col fatto che hanno la doppia, penso, doppia stampa per il fatto del scriverci qui Speed 2, sono fantastici. Famiglia Vampiro, Lady Vampira. Signore dei vampiri, servitore vampiro, maledizione del vampiro, zombina, zombie goblin, due per, no, lupo della peste, cavaliere pesante della fiamma, Ryokoki, mamma mia che deck era quello zombie, richiamo della mummia, libro della vita, sepoltura sciocca, scambio di anime, desiderio di vampiro, posto di blocco potente, risveglio dei vampiri e via. Primo deck. Regina Amazzone, spadaccino Amazzone, che in realtà le Amazzone non sono manco scarse, eh. Tigre, paladino, maestra delle catene, quelle Amazzone, i primi archetipi, mamma mia. Scout Amazzone, sopravvissuto di battaglia. Rota, Eredità Amazzones, villaggio, spirito combattente. Io me la ricordo questa qui che ce l'avevo o farsa o inglese e ai tempi avrei tanto voluto sapere che cosa faceva. Salvataggio drammatico, tra l'altro nell'altro CG c'è lei che si sta a giocare a mano, poverina. Mezzo contrasto. Ti devo dire, Arcidemone Teschio del Fulmine, Arcidemone Soldato, Arcidemone Re del Terrore. Sentite queste R proprio. Arcidemone Regina Infernale, Arcidemone Vile Pedone,
Arcidemone Cavaliere Ombra, Arcidemone Alfiere Oscuro, Arcidemone Torre della Morte, Orco Gigante, Arcidemone Nebbia, Arcidemone Annientatore, Generale Arcidemone, Sepoltura Sciocca, Pandemonio. Spettacolo, raga. Cioè, vado tipo troppo indietro. Vado tipo troppo indietro. Checkmate. Ultimate Muscle. Andiamo sempre in luoghi che non devono essere esplorati. Ascia di distruzione. Duplica magia. Ruggito dell'Arcidemone. In realtà è una signora carta. Paghi 500 fa praticamente da Back to the Front. Cicatrice di guerra. Latrato del Sovrano Oscuro. Senza il Sovrano Oscuro. Heliod, il sole primordiale. Pure questo quando uscì il mazzo di Caius. Che era fantastico, secondo me. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Il cuore delle carte è con noi finché non rompo le carte. Perché lì potrebbe essere un problema. Problema di fondo. Se c'è il cuore delle carte, mancia le carte, insomma. No, vabbè che vabbè. Aiuto! Della plastica mi minaccia! Helios, Homunculus, Basu, Gustaf quell'altro, il fratello, sopravvissuto DD, Navicella DD, DDM, sembra una cosa irripetibile, Epuratore della Radianza, Corvo DD, Didi Distruttore, Grimmaju, top carta, che bello. Virus Shock Tribù, Meta Contender, Cyclone Galattico, Grande Convergenza, top carta questa. Cancello dall'altra dimensione, Incontro dall'altra dimensione, Macrocosmo. Maledizione dell'invecchiamento, mamma quanto torno indietro. E beh, bestie sacre incoming. C'ho un pizzicoria alla gola che vi dico fermate. The Boys, globo gravitazionale, Re dei Goblin, protettore di tombe, paradiso perduto, fuoco del cielo ceruleo, velo dell'oscurità. Squadra di riserva, cancello altra dimensione, risveglio, incubo, Egida di Gaia, rispecchia palude, ordine d'attacco finale, e ok. Rennebbia, Nubiano occhio del tifone, piango, piango perché questi ai tempi ero tipo sbroccati, cioè pensavo fossero sbroccatissimi. Nuvola acida. Altus, Cirrostratus, Madonna, Nebbia spettrale, non riuscivo a leggere il nome, però me lo ricordavo. Turbolenza, Disonore della famiglia, Nimbus Man, non riesco a leggerli al contrario. Draco Tempesta. Troppa vortice, madre grizzly, aerosol nubiano, acquazzone nubiano, evoca nuvola, ciclone polvere di diamante, controllo della nebbia, bellissimo, segnali nebbia, rabbia nubiana, tempesta di pioggia, ma se del genere non gli potrebbero proprio mai più fargli i segnalini e tutto il resto, è molto complicato. Che è un peccato da un certo punto di vista. Poi dall'altro dice, vabbè, i mazzi sono più veloci. Sì, ovvio, però. Allora, le carte abilità. I Dark Scorpion, che bello! Danza Luca che evoca se stesso. Cliff, rimuovi trappole. Servitore del faraone. Guardia del faraone. Spirito del faraone. Il primo sarcofago, il secondo sarcofago, il terzo sarcofago. Cacico.
Vitalon, Drago d'Ossidiana. Queste erano le carte che potenziavano i deck. Bron, qui si va proprio di Mondo Oscuro, Maestro, Arcineone, Galeo Grugno, top carta del mondo, Cacciatore di Vampiri, Spirito Acqua, Nel Vento, Aliostus Bacissus, Tiros Bacissus, Dubiano, altro, gli eroi. Fondo del terrore, Drago armato, Cyber Drago, Koala Vampira, Koala Vampira, Fascino, Book of Moon, Spazza Segnalini, Lampo della Magia Proibita. Ti devo dire. Però, cioè. Ruota Incubo, Teschio di Toma. Madonna, il mazzo di mani che quando ci. Gli speed duel era un qualcosa di assurdo. Perché mi pare poi gli corressero anche l'abilità. Perché o scartava o spaccava. Ed era un qualcosa di assurdo. Era un qualcosa di veramente assurdo. Malicious Edge, eroe malvagio. Eivion, eroe malvagio. Pustinatrix. Io mi immagino voi che vedete. Ma questo che pensa di essere simpatico? No, ma. Custode Infernale, Prodigio, Faina di Sabbia, Versago il Distruttore, Hades, Chiara Assorbente, Fusione Oscura, Richiamo, Mente Malvagia, Fulmine nel Mondo Oscuro, Super Poli, sarebbe stato bello avere un 2 per, eh? Con la Secret. Demone, Malicious, Ali Infernali, Ciclone Selvaggio, Madonna che pelle! Ma tutte ci stanno quasi. Drago nei occhi rossi, Drago Scuro. No, è il top, raga, mi dispiace un botto che non li fanno più questi. Speriamo che cambino idea. Stupenda truppa Drago, Drago Miraggio, questo di carte magia non ne gioca. Questo ne gioca. Ne gioca 3. Mamma mia, stupendo ragazzi, stupendo veramente. Finita qui ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente, queste sono tutte le carte, quindi vi devo dire, aspettate, sto facendo dei danni irreparabili, eccoci qua, tutte le carte, fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente, stupendo. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti.